Buonasera a tutti e benvenuti al Porticciolo Caposele di Formia per un nuovo appuntamento di Libri sulla cresta dell'onda, 29° anno. Ci troviamo ancora una volta in questo luogo magnifico, suggestivo, sul mare, ricco, intriso di storia, per vivere una serata che si preannuncia preziosa ed unica. Ve la presenterò tra pochissimo, ma prima entriamo nell'atmosfera di questo incontro come nostra consuetudine, con della musica di qualità, molto, molto dolce. Sono con noi Anna Velichko al violino e Dora Sabò al violoncello. Buon ascolto e a fra poco. Thank you.
Anna Velisco e Dora Sabò. Grazie per questa dolcissima introduzione. Le rincontreremo nella parte finale di questa serata, come nostra consuetudine. E allora, intanto volevo ringraziare chi questa serata l'ha permessa, perché ovviamente, come sapete, noi facciamo del nostro meglio, ma poi se non c'è collaborazione da parte delle amministrazioni, da parte degli sponsor, queste cose non possono essere fatte. Quindi un grazie al Comune di Formia, così come al Comune di Gaeta, al Comune di Minturno e all'Arcidiocesi di Gaeta, che quest'anno hanno sostenuto in una maniera o in un'altra questa rassegna. E grazie a Mondadori Store e grazie alla Banca Popolare del Cassinate e a 4Graph per averci veramente sostenuto anche a livello finanziario. Saluto peraltro l'assessore alla cultura del Comune di Formia, il dottor Fabio Papa, che è qui in prima fila, e lo ringrazio perché insomma da diversi mesi abbiamo collaborato per vedere cosa potevamo fare e come per questa sera. Insomma, ce l'abbiamo fatta e siamo qua. Ricordo a coloro che non hanno potuto prendervi parte che Libri sulla cresta dell'onda 2022 ha preso il via a fine luglio a Gaeta, dove abbiamo incontrato Carlo Lucarelli e Giampaolo Morelli, l'avete visto anche dalle immagini, ed è proseguita il 4 agosto al Teatro Romano di Minturno con una serata veramente molto bella e intensa con Roberto Saviano. Con Libri sulla cresta dell'onda, dopo l'incontro di questa sera, ci ritroveremo ancora domenica 4 settembre per l'ultimo evento dell'edizione 2022 previsto al Monastero di San Magno a Fondi. Questa è la prima volta che andiamo in questo luogo straordinario, un luogo veramente di grandissima bellezza, che nel caso non conosciate vi invito veramente a scoprire, magari questa può essere proprio l'occasione. Lì incontreremo Gemma Calabresi Milite, madre del giornalista Mario Calabresi e vedova del commissario Calabresi, ormai 50 anni fa, insomma, fu ucciso. La serata si intitola non a caso Un viaggio d'amore e libertà, e siamo certi che per tanti sarà veramente una bellissima scoperta ascoltare questa donna non comune, recente autrice di un libro bellissimo, perlomeno per noi lo è stato, intitolato La crepa e la luce. Per quell'incontro sono previste le prenotazioni online, quindi vi invito, se siete interessati, ad andare o su Eventbrite oppure a passare dalla libreria qui a Formia per ritirare i biglietti. Restando su libri e letteratura, vi consiglio anche di non perdervi l'appuntamento di venerdì 2 settembre, in questo stesso luogo, in questo caso qui a Formia, quindi proprio dove sono qui adesso io a parlare. Incontreremo Antonella Prenner, autrice del recentissimo Il canto di Messalina di Rizzoli, che dialogherà insieme a Michele Mirabella, persona di grande cultura e simpatia. Quindi questo il 2 settembre e il 4 quell'altro a Fondi. E adesso veniamo finalmente all'attesissimo incontro di questa sera. Lei è una scrittrice conosciuta in tutto il mondo. Pensate che il suo libro più noto, e parlo ovviamente di Va dove ti porta il cuore, ha venduto 18 milioni di copie ed è tradotto in quasi 50 lingue, credo 46, magari ci aggiornerà lei su questo dato che ovviamente muta continuamente. Un successo planetario quindi, dal Nord Africa ai paesi islamici, dal Sud America all'Estremo Oriente e ovviamente a tutta l'Europa. È giunto a partire dal 1994, anno della sua pubblicazione, e che poi si è esteso progressivamente senza sosta. Ricordo che all'epoca questo libro restò in testa alle classifiche italiane per alcuni anni. Questa cosa non esiste, ovviamente i libri che vanno in classifica, anche i più venduti, restano uno, due, tre, qualcuno, magari qualcuno di più, ma insomma non anni. Pensate che non esiste libro italiano più venduto di un'autrice vivente, quindi questo è veramente un caso unico e straordinario. In alcuni decenni di scrittura la nostra ospite ha pubblicato circa 30 libri, tra cui alcuni per bambini e anche questi di grande successo. Per arrivare alle sue opere più recenti, vi ricordo che a fine 2021 è uscito Invisibile Meraviglia, un libro sulla natura e sul profondo amore che lei le porta. Successivamente, a marzo 2022, l'editore Lindau ha pubblicato I pifferai magici, la spensierata corsa dell'umanità verso l'abisso, un saggio che raduna molti suoi articoli illuminanti di questi ultimi anni. E infine, circa 3 mesi fa, l'editore Solferino ha ridato alle stampe un suo libro molto importante, intitolato La tigre e l'acrobata, una fiaba per adulti e ovviamente anche per ragazzi, molto bella, più che mai attuale e utile per cercare di allargare il nostro sguardo sul mondo e per capire veramente dove vogliamo andare. Questo libro sarà proprio uno dei perni di questa serata. È per noi quindi un gran piacere, nonché un privilegio, salutare Susanna Tamaro.
a cui chiedo un giro enorme, perché per salire su questo palco, voi non lo sapete, ma bisogna fare un giro che praticamente è come se fosse un giro di pista di atletica. Quindi insomma, dato che però lei è un atleta, quindi voglio dire, ci metterà meno tempo di quello che ci ho messo io, di quello che è previsto. Va bene, vediamo se è nei pressi, così la salutiamo ancora una volta, ma insomma il giro direi che è lungo. Eccola qui, Susanna D'Amaro. Scusa Susanna per questa... Accomodati, sì, laggiù. Scusami per questo giro, ma purtroppo ci hanno bloccato qui con tutte le impalcature e non siamo riusciti a mettere una scaletta più vicina. Bene, presentiamo il secondo ospite e poi avviamo questa nostra chiacchierata. Lui è uno scrittore e sceneggiatore, ha vissuto in molte parti del mondo, dall'Asia, Singapore, Pechino, Hong Kong, Tokyo, Bangkok, Nuova Delhi e Calcutta, dove trascorse un anno peraltro al servizio della Casa dei Morenzi di Madre Teresa. Ho visto peraltro che oggi è il compleanno di Madre Teresa di Calcutta, sono felicissimo peraltro di questa coincidenza. Quando peraltro lei era ancora in vita, quindi un'esperienza straordinaria di cui ci faremo raccontare qualcosa. Ha vissuto in America, ha vissuto in diversi paesi europei, è coautore, oltre che autore di diversi suoi libri, ma anche coautore con suo padre Tiziano di un libro meraviglioso, uscito nel 2006, intitolato La fine è il mio inizio, redatto negli ultimi mesi di vita di Tiziano Terzani, giornalista e reporter tra i più bravi che il nostro paese abbia mai avuto. La fine del mio inizio è uno di quei libri che ogni tanto senti il bisogno di riprendere e che personalmente peraltro avevo proprio riletto a gennaio, quindi all'inizio di quest'anno, quando poi venni a sapere dopo poche settimane che l'editore stava per mandare alle stampe un'edizione aggiornata di quello stesso libro, intitolata semplicemente Fine Inizio, domande e risposte su come fare una vita, libro di cui parleremo questa sera. Uscito poi a maggio, peraltro, volume di un'incredibile attualità, vi straconsiglio di guardarlo se non l'avete ancora letto, e sarà lo stesso autore a spiegarci di cosa questo libro è diverso, su cosa questo libro è diverso dal precedente. Vi dico solo che appena uscito, ovviamente ho voluto leggerlo e ne sono rimasto letteralmente rapito per la lucidità di pensiero di Tiziano che il figlio ha saputo riportare così bene. È davvero un grande piacere avere con noi Folco Terzani. Ecco, no, 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 questa non dovevi farlo. E questo è Folco Terzani, quindi no, mi ero dimenticato di queste sue qualità acrobatiche. Va bene, va bene. Io quando rinascerò lo farò anch'io, non me lo posso concedere. È una grande felicità avervi qui insieme. Devo dirvi, non so chi era presente 11 anni fa, perché era il 2011, poi sono andato a cercarlo l'altro giorno, quando li abbiamo avuti ancora una volta insieme a Gaeta, sempre per libri sulla cresta dell'onda. Chiedevo, peraltro, un paio d'ore fa a Susanna, dico, ma poi dopo vi siete incontrati e avete fatto... No. E allora è bellissimo che questi due autori si incontrano nel Golfo di Gaeta una volta ogni 10 anni, quindi un applauso e un ringraziamento ulteriore. Voglio approfittare anche per le persone che sono venute con loro, perché insomma uno arriva dall'Umbria, un altro dalla Toscana, eccetera. Quindi è con noi anche Roberta Mazzoni, scrittrice splendida e amica nostra e ovviamente che vive con Susanna da tantissimi decenni, assieme a una famiglia allargata fatta di tante altre persone bellissime e anche tanti animali, che poi Susanna ci racconterà un pochino questo suo mondo e lo faremo anche attraverso quella cosa bellissima che è uscita lo scorso anno, che è un film sulla sua vita. Bene, allora veramente grazie, grazie, grazie. Loro sono due persone, lo voglio subito dire, che vivono fuori dagli schemi e dai cliché della vita moderna, e questa credo sia la cosa più preziosa in questo momento in cui dobbiamo necessariamente cambiare modalità alle nostre vite, cioè correggere quello che è necessario e ripartire con una nuova consapevolezza. Non ho salutato Geia, la moglie di Folco, ed è invece importantissimo, peraltro, che è qui in prima fila. Lei è italo-indonesiana, non poteva essere ovviamente un'italiana o una fiorentina normale, insomma, ed è peraltro futura scrittrice, abbiamo scoperto che ha un libro nel cassetto di prossima uscita. Bene. Salutati tutti, io volevo dire anche che queste due persone che
siedono qui accanto a me, sono due persone molto sportive, l'avete visto dal salto acrobatico di Folco, ma sono tutte e due molto sportive, nel senso non agoniste, ma persone che tengono a muoversi quotidianamente, a muovere quotidianamente il loro corpo e per farlo stare in salute. E poi sono due persone libere. Questa parola sembra scontata, ma in realtà non è così. Io più penso, e questi giorni ovviamente l'ho fatto, negli ultimi giorni ovviamente ho cercato di preparare questa serata nel modo che potevo, e ho scoperto quanto invece manca la libertà alla stragrande maggioranza di noi, quella a meno che la libertà vera. Cioè loro no, loro vivono in natura, non stanno dietro alle mode, alle cose, eccetera. Lo scopriremo comunque durante questa chiacchierata. Credo che molti di voi avranno notato il titolo che abbiamo dato a questa sera, un titolo piuttosto impegnativo, la natura, la pace, la felicità e il senso della vita. Credo che raramente in tanti anni di questa rassegna ci eravamo spinti a mettere al centro temi tanto delicati e al tempo stesso però urgenti, ma crediamo proprio che non sia più rinviabile aprire un dibattito serio su quanto sta avvenendo sotto i nostri occhi e di fatto con il nostro tacito consenso. Carlo Lucarelli nella serata di Gaeta ci ricordò che lo Stato siamo noi nella sua lezione di storia e che quindi è importante far sentire la nostra voce quando è necessario. È il momento presente, credo proprio che lo richieda più che mai. Quindi vediamo stasera cosa riusciamo a condividere, ma credo che sarà qualcosa di bello e di prezioso. Prima di partire con la nostra conversazione però vorrei mandare un saluto così nell'etere a un nostro grande amico che abbiamo amato, credo tutti gli italiani lo abbiano amato, ma insomma è una persona splendida, che è Piero Angela, che ci ha lasciato da pochi giorni. Lui 4 anni fa, per i suoi 90 anni, fece un bel libro su tutta la sua vita e ci venne a trovare a Gaeta, e ricordo l'emozione grandissima, anche sua e della moglie che era con lui, ma nostra veramente, non riusciamo neanche a fargli le domande. Insomma, era una cosa bella avere un monumento vivente, avere una persona che peraltro abbiamo considerato di famiglia per decenni. E mi ricordo la firma delle copie, le persone non avevano nessuna fretta di farsi firmare la copia, perché volevano stare lì un po' di più a contatto con questa persona che veramente ha significato molto per noi e per la divulgazione, no? che ovviamente ha portato nelle nostre vite, nelle nostre case. Alberto Angela, persona che invece è stata nostra ospite proprio in questo spazio l'anno scorso, quindi 12 mesi fa, altro grande amico di Libri sulla cresta dell'onda, ha ricordato alcune parole del padre. Dice: lui amava molto Leonardo da Vinci e diceva, richiamandosi a Leonardo da Vinci, dice: siccome una giornata ben spesa dà lieto dormire, così una vita ben usata dà lieto morire. Ecco, non sono tante le persone che così nell'ultima parte della loro vita possono dire con serenità questa cosa, però non poteva questa cosa non ricordarmi l'ultima parte della vita di Tiziano Terzani, che a me ha letteralmente così sconvolto, cioè nel senso ha impressionato. Intanto ricordo che Tiziano Terzani è andato in cielo a 66 anni, no? Piero Angela, fortunatamente oltre i 90, ma ricordo veramente con quale serenità affrontò quel momento. Fu una cosa che mi insegnò, credo insegnò a tantissimi molte cose, insomma veramente a cercare quello che è il significato di quello che ci circonda, della vita in generale. Tra le trasmissioni di Alberto, di Piero Angela, c'è un documentarista che veniva riproposto spesso, che si chiama David Attenborough. C'è un documentario che io vi consiglio di vedere, bellissimo, che si chiama Una vita sul nostro pianeta. È un film uscito 2 anni fa ed è proprio sulla situazione che stiamo vivendo, sulla situazione delicata ovviamente del nostro pianeta e che richiede ovviamente una presa di coscienza e un cambio di atteggiamento da parte di molti di noi. Veniamo, dopo questa lunghissima introduzione, ai nostri ospiti e ai libri, ai loro libri. Susanna, partiamo da te, partiamo dalla Tigre e l'Acrobata. Dicevo che non è un libro uscito adesso, ma che l'editore Solferino ha voluto ristampare così a maggio, mi pare, da pochissimi mesi.
E allora, questa è una fiaba dai valori universali, no? Il desiderio di conoscere la verità, la necessità insopprimibile di sentirsi liberi, il senso del tempo e della natura. Credo che il tuo libro sia veramente una bellissima metafora sulla ricerca della libertà e di essere se stessi. Raccontaci come è nato e cosa volevi trasmettere ai tuoi lettori. Prendo questo? Credo funziona? Sì. Provaci. Allora, la tigre, mi sentite? Sì. La tigre, l'acrobata, un libro scritto ormai diversi anni fa, tanti anni fa. Mi sentite? Sì. Sì, perfetto, vai. Io, come sapete, scrivo libri per bambini, ne ho scritti tanti, Cuore di ciccia, Cerchio magico, sono dei classici, e amo scrivere il genere fantastico, ma un fantastico fondato su cose importanti, non fantastico dei nanetti che vanno... E da anni ho scritto una fiaba che fosse per adulti, cioè per, dall'infanzia fino ai 90 anni, e che è la cosa più difficile in assoluto, perché per scrivere per adulti, la spiegava Goethe benissimo, devi usare delle cose molto complicate nelle dosi perfette, non puoi sbagliare un ingrediente, no? Non puoi sbagliare, devi lavorare con gli archetipi, devi lavorare con il nostro immaginario, con il nostro inconscio, con quello che è la nostra antropologia, è veramente complesso. È stato il libro più difficile da scrivere, tant'è che l'ho cominciato, è l'unico libro di tutta la mia carriera che l'ho cominciato a scrivere, e dopo qualche tempo di stesura mi sono bloccata e ero disperata, ho detto non ce la posso fare, è troppo difficile questo libro, e l'ho chiuso e ho detto non lo finirò mai. È stato un anno vivendo con il libro aperto dentro di me, nel senso che non era finito, sapevo che era aperto e sapevo che non ce l'avevo mai fatta a scriverlo, dunque una sensazione creativamente orribile. E poi un giorno mi sono svegliata e ho detto adesso lo finisco, e l'ho finito. Dunque è stato un libro che ha avuto un lunghissimo travaglio, anche se a poche pagine, ed è un libro in cui credo che una cosa che dice la tigre, dice tra il potere e la libertà ho scelto la libertà, ed è un libro contro tutti i poteri. È un libro di una storia, della storia di una tigre che nasce tigre nella taiga siberiana, che sono una persona del freddo, non delle giungle indiane, e mi è più consono l'habitat gelido, e decide che non vuole essere solo una tigre, vuole capire qual è il suo destino, non vuole ripetere quello che hanno fatto tutte le tigri prima di lei, e dunque si mette in cammino, invece di gestire il suo regno di tigre, si mette in cammino, va verso oriente alla ricerca della verità, e fa tanti incontri, incontra uno sciamano che è la figura più importante nel libro, e comincia a convivere perché lei parla mentalmente con lo sciamano, poi viene catturata da un circo e fa la tigre del circo per tanti anni, e poi insomma, non vi ricordo più. Per esempio, e ogni passaggio è un passaggio della nostra vita, perché noi da bambini vorremmo sapere il senso della vita, se non veniamo imbottiti di scemenze, ci sono dette a martello tutto il tempo, no? Noi abbiamo sete di verità della nostra vita, noi vogliamo scoprire il nostro destino che è individuale e misteriosamente individuale, dunque il cammino è la scoperta del proprio destino. Noi vogliamo non avere pregiudizi e incontrare gli altri dialogando in profondità, e questo fa la tigre in ogni passaggio. Noi vorremmo incontrare uno sciamano che ci dice che cos'è il tempo e che cos'è l'eternità, ma noi anche inevitabilmente tutti finiamo a un certo punto al circo, perché uno è costretto a lavorare per mantenersi, a fare delle cose che non gli va di fare, a esibirsi, ma dunque è costretto a fare la tigre che salta nel cerchio di fuoco al circo perché deve sopravvivere, no? Dunque a tutti noi. E poi c'è anche la parte in cui alla fine uno si abbandona al circo, riesce a scappare dal circo e va incontro alla verità profonda della sua vita, che è la sua morte. Dunque un libro, secondo me, molto poetico, molto bello, molto, molto particolare, che ha avuto un destino editoriale infelice, penso che è uscito una prima edizione quando uscì con un problema tecnico di stampa per cui non si poteva leggere, non vendete una copia e venne, cioè, sparì dalla circolazione, e poi per anni nessun editore lo volle più ristampare, fino a che Solferino ha fatto questa bellissima edizione con i disegni anche se molto belli, e spero che abbia, insomma, visto questo travaglio, insomma, creativo, che abbia invece una bella diffusione, con un libro veramente dagli 8 ai 100 anni che dà tante, credo, tante riflessioni, tanti spunti, tanta anche poesia. Sì, è così, e peraltro anche i travagli non sono mai casuali, questo libro doveva ritornare in auge quest'anno e lo ha fatto, peraltro con un'edizione, devo dire, sì, decisamente ancora più carina, esteticamente molto bella, molto delicata, tutta la parte di impostazione dentro grafica, oltre ovviamente che il contenuto.
Hai parlato di circo, vorrei che tu ci accennassi a questa decisione che prendessi 3 anni fa di non fare più eventi pubblici. Devo dire che l'occasione di avere Susanna qui questa sera è splendida, perché lui ovviamente ha fatto un'eccezione a questa cosa che più o meno ha poi mantenuto invece negli ultimi 3 anni, anche se molti non sono potuti andare in giro, ma insomma lo fanno invece da un anno a questa parte, tutti gli autori sono ovviamente in giro per presentazioni, tu no. E quindi volevo capire perché questa scelta, insomma, se puoi condividerla con noi. Perché ho fatto una qua, lo dico subito, perché vi stimo tantissimo, a voi fratelli Campino, e sono già venuta 2 volte, stimo il vostro lavoro. E secondo me la vita è fatta di rapporti che si coltivano nel tempo, il nostro rapporto è un rapporto che cresce nel tempo, sì. E poi stimo moltissimo Folco, ci troviamo molto in sintonia su molte cose, per cui era più che era un'occasione di ritrovarsi tra amici. Io comunque nel 19, poco prima che esplodesse il Covid, ho fatto una grande festa di compleanno a Orvieto, alla Vetria, su Duceri, e ho annunciato che mi ritiravo dalla vita pubblica, perché io veramente, come la tigre al circo, ero esasperata, perché il circo non fa per me. Allora, una persona famosa, gli vengono richieste un mucchio di cose, gli viene chiesto di vivere secondo il suo ego, ma io non ho ego, e allora questo per me è difficilissimo, fa una parte che non mi riguarda. E allora io adoro incontrare persone per la strada, al bar, i lettori, in treno, chiacchiero sempre, mi piace moltissimo l'incontro individuale. Ma dover sostenere routine promozionale, io non faccio il venditore a domicilio, non lo posso fare, non è nel mio carattere, io sono la tigre, e dunque mi toglieva tante tante energie e mi lasciava poche, perché incontravo le persone, ma diventavano routine, e il circo è la routine, e io non voglio la routine, insomma, perché un artista nella routine, insomma, si spegne. Grazie ancora per questa eccezione. A Folco, prima di chiedergli di fine e inizio, volevo chiedergli qualcosa su un altro libro, perché in realtà, poi leggendo il libro di Susanna, ovviamente mi è venuto, dico, ma questo è un libro che assomiglia tanto a Il cane, il lupo e Dio. Questo libro di Folco, che peraltro non si trova in questo momento, quindi forse ce n'è qualche cosa, magari guardate dopo alla fine dell'incontro sul banco libri, ma forse qualcosa. Ma è un libro veramente che ha diversi concetti che assomigliano, no, che si avvicinano a quelli di Susanna. È una favola che insegna che cosa significa essere liberi, no? Anche questa, avere fiducia in qualcosa di più grande di noi e fermarsi a guardare ciò che abbiamo intorno. Ci dici tu stesso qualcosa in più su questo libro, Folco, e poi passiamo invece a quello di cui volevamo parlare stasera. Buonasera, a me mi piace moltissimo quando vi vedo, ogni tanto vi vedo, allora se no mi sembra di stare davanti agli spiriti, bello, bello, così c'è più dialogo, no? Così capisco con chi sto parlando. Comunque, brevemente su Cane, Lupo e Dio, questo è un libro che io ci ho messo 12 anni, per cui Susanna, io conosco quelle problematiche, anzi sono sempre solo in quella problematica, non sono in un altro stato, è sempre la crisi totale della scrittura. Però l'idea era di stringere, cioè io trovo che Esopo raccontava in un paragrafo tutto quello che uno aveva bisogno di sapere, no? Lo sapete anche voi, annuite, perché lo sapete che è vero, che è così, che in un paragrafo te lo dice, hai già capito, non hai bisogno di leggere 1000 pagine. E allora volevo cercare di stringere, visto che c'è tanto materiale, e ho provato questa stessa cosa dell'ibrido per bambini e per grandi. Come sappiamo, c'è il Piccolo Principe, c'è il Gabbiano Jonathan Livingston, che riescono già, sono 40 pagine il Gabbiano Jonathan, è una cosa incredibile, per cui è una sfida. E tutti noi abbiamo una cosa che ci colpisce nella nostra vita, no? Una cosa che proprio ci ha smosso, ci è successa. A me mi è successo che ho incontrato appunto Madre Teresa, di cui parlavi, e poi dopo di lei gli asceti indiani. E questi personaggi mi hanno colpito moltissimo, che vivevano nell'Himalaya ancora al giorno d'oggi in grotte, molti nudi, no? Si vestivano solo con i propri capelli, che mettono intorno come una gonnella quando vanno in città. Non ci vanno quasi mai, stanno in grotta. E allora vedere questi personaggi, la semplicità della loro vita e il fatto che lo facevano davvero, sì, che tutto quello si dice che è impossibile, non si può vivere senza questo e quell'altro, e questi lo facevano, e ci ho passato degli anni, andare a vivere in giungla, andare a fare il bagno nel fiume, girare scalzi, e infatti mi hanno contaminato molto. Non taglio più i capelli, non mi metto le scarpe se posso evitarlo, però sembri grullo a volte, per cui ti tocca metterle, cioè se vado in banca me le metto, però preferisco avere questo contatto con la terra, no?
E allora volevo raccontare questo incredibile incontro con questi personaggi che mi sembravano superiori a me, più forti. Cioè, quando vedi un povero, c'ha quell'aria sottomessa e che sta male, e questi qui non c'hanno niente, ma sembrano dei re, fortissimi, perché c'hanno quella cosa dentro, no? E allora, quando l'ho visti da piccolo in India, io sono cresciuto in Asia, fin da quando, bambino, da che avevo 2 anni, per cui a 10 anni ho visto questi personaggi che giravano per l'India, dice, chi sono questi qui? Sono una cosa incredibile. C'è una forza interiore che non avevo mai visto, con una corona di capelli in testa, enorme, a volte perché non li tagliavano mai, si avevano 2 metri di capelli. E allora, da più grande, sono andato a stare con loro, a vedere chi erano. E però questa storia, se la racconti così, nessuno ci vuol credere, cioè dicono, ma non si può vivere senza soldi, ma non si può fare qui, non si può fare là. Si dice, sai che si fa? Si fa come fa Walt Disney, si racconta con gli animali, e allora è tutto più facile, no? Allora te racconti che un cane di città non sa vivere quando il padrone lo abbandona, non sa dove mangiare, dove bere, dove dormire, come si fa tutte queste cose? Io se non c'ho qualcuno e mi dà qualcosa non posso fare. Però tutti sappiamo che è vero, evidente, che i lupi invece ce la fanno, no? Lo sappiamo che i lupi ce la fanno, vivono tutti senza soldi, senza nulla in tasca, girano liberi e vivono in giungla. E allora in chiave di animale si capisce la storia e si accetta. E allora ho provato a fare quella cosa, ecco tutto. Bello vedervi. Ed è un libro veramente delizioso, anche per la parte grafica, perché ci sono disegni veramente molto belli. Dai, veniamo allora a Fine Inizio, che è il nuovo titolo, diciamo, di quel libro di cui vi avevo accennato all'inizio. Domande e risposte su come fare una vita. Volevo capire, Folco, perché hai avvertito l'urgenza di rimettere in circolazione questo libro, che dicevo appunto era uscito nel 2006, cosa peraltro della quale ti ringrazio tantissimo, perché questo è un libro, uno di quei libri che segnano una vita, insomma, per me è uno di quelli, è uno di quei pochissimi libri che rileggo periodicamente, alla fine del mio inizio, adesso questo pensavo che fosse un'edizione ridotta, no, in realtà c'è tutto quello che c'è bisogno in questo momento di sapere, peraltro è un libro di oltre 200 pagine, quindi non è assolutamente un libriscino. Parole chiare, leggere, profonde, erano quelle di Tiziano Terzani, che le ritroverete in questo libro, che arrivano veramente anche ai più giovani. Ecco, da dove parte questa esigenza di rimettere in circolazione questo libro? Allora, essenzialmente questo libro era mio babbo che aveva fatto il giornalista tutta la vita, cioè era stato all'estero, era andato a vedere tutte le guerre, le rivoluzioni, le speranze dei popoli, le ideologie dei suoi tempi, le esplosioni dei vulcani, era andato in giro per il mondo a conoscere la verità. E alla fine di questa vita, a un certo punto gli dicono che sta per morire, allora ritorna a casa e mi scrive una lettera e dice, caro figlio, io sto per morire, se hai voglia ritorna a casa e fammi tutte le domande che vuoi e io cerco di risponderti più onestamente possibile. E questa era stata un'occasione incredibile, no? Se te muori in un incidente stradale, te non puoi fare una cosa del genere, però se te sai che c'hai pochi mesi, puoi organizzarti e cercare di trasferire le cose più importanti che te hai imparato nella tua vita alla prossima generazione. E questo è stato, cioè avevo un'estrema lucidità, aveva 65 anni per cui era completamente presente, era il massimo delle sue capacità, però c'aveva questo cancro e lui andava a morire. E allora c'era questo bellissimo scambio in cui il figlio deve cercare di download dal padre cosa è più importante della vita. E allora è arrivato proprio all'essenziale, poi essendo giornalista era abituato a esprimersi in maniera estremamente diretta, semplice, e poi era un dialogo con me, per cui come diceva lui io non ho nessun interesse a dirti delle menzogne, te devi portare avanti la mia coscienza sicché ti devo dire il più possibile quello che io credo che sia vero. E allora lui ha fatto questo racconto della sua vita, che non è un racconto della vita ma come fare una vita in verità. Come fare una vita, perché la cosa essenziale è che quando sono andato a incontrare mio babbo e l'ho visto davanti a me seduto nel salotto sulla seggiola sempre vestito di bianco, lo rivedevo dopo che mi aveva scritto che stava per morire, lui si è messo a ridere. Io ho detto, cosa ridi babbo? E lui ha detto, guarda, mi hanno tagliato il corpo da qui a qui. Io ho detto, cosa ridi? Dice, ma questo tanto non è il mio corpo, questo lo lascio lì. Ah, a me non mi fa niente questa cosa, questo lascio lì, io non sono il mio corpo. Io dico, ma come, ma riesci a ridere della tua morte? Dice, sì, voglio arrivare alla mia morte ridendo.
E allora c'era essenzialmente la domanda è come si fa ad arrivare in fondo con questa assoluta serenità, assoluta, proprio sovrana, proprio come se non fosse, no? E allora è il racconto di come è arrivato a capire queste cose, perché lui non era così prima, c'è arrivato a stadi, c'è arrivato a questo distacco e a questa visione talmente ampia della vita che sembrava una cosa antica, una cosa di 2000 anni fa, una cosa, il modo in cui lui spiegava queste cose era veramente essenziale e antico. E allora principalmente spiegava appunto come se vivi bene, muori bene, no? Se, lui diceva io ho fatto tutto quello che volevo fare nella mia vita, io non ho più rimpianti, non c'è niente che mi manca, lo conosco già questo mondo, l'ho visto, da giornalista mi hanno pagato per andare a vedere e conoscere il mondo, lo conosco, conosco questi generali, ho già visto queste guerre, ho già... era una stranissima cosa da sentire da giovane, cosa vuol dire conosco il mondo? Però con questa serenità diceva lo conosco, l'unica cosa che non conosco è la morte, e allora sono curioso di andare là. Allora io rimanevo proprio impressionato da questa cosa, però, e allora io ho registrato queste nostre conversazioni fino a 2 giorni prima che è morto, e poi lui ha smesso di parlare, lui a un certo punto mi ha detto a che punto siamo, io ho detto io non ho più domande babbo, allora lui ha smesso di parlare e 2 giorni dopo è morto, proprio era proprio a cronometro, a orologio, proprio completamente presente e in controllo di se stesso, no? Allora io avevo questo materiale, l'ho fatto un libro e il libro è esploso quando è uscito, è una cosa stranissima, però negli anni siamo arrivati a 2 o 3 anni fa quando è successa questa cosa particolarissima che tutto il mondo si è fermato e ci siamo tutti impauriti e ci siamo tutti impauriti davanti alla minaccia della morte, perché ognuno di noi è stato minacciato personalmente e ha avuto i nostri cari intorno minacciati, no? Ora se ne ride quasi, però in quel momento avevamo paura, perché poteva essere la peste bubbonica, non l'è stata, però poteva essere, poteva diventarlo. E allora lì per lì in quella paura non sapevo più dove rivolgermi. E allora ho cercato di leggere Guerra e Pace, poi ho guardato l'Antico Testamento, che era fantastico, e mi piaceva moltissimo. Io sono sempre cresciuto in Asia, sì che leggo queste cose con distacco, cioè come boh, leggo qui, leggo là, e, era anche, e questo parlava delle piaghe, dell'insistenza su una strada. Però poi ho detto, ma io forse trovo le mie risposte proprio in quello che mi ha detto mio babbo prima di morire. Ho riguardato fino al mio inizio e ho detto, ecco, qui ci sono molte risposte a questo momento. Moltissime, di come prendersi in mano, di come affrontare la malattia, e poi con questa gioiosità con cui lui comunicava tutte queste cose, sì che l'ho riguardato, ho detto ecco questo deve uscire adesso, e allora l'ho fatto, l'ho preso e l'ho tagliato più di metà, però non si nota nemmeno che l'ho tagliato, perché come diceva Goethe non c'ho tempo per scriverti una lettera corta, per cui te ne scrivo una lunga. No? Perché per arrivare al succo ci metti più tempo. E allora in 15 anni ci avevo pensato a quel libro così tante volte, l'avevo letto così tante volte che sono riuscito a stringerlo e non si nota nemmeno cosa ho stringo. Però volevo che arrivasse anche ai ragazzi, a chi non l'aveva letto, alla nuova generazione, per aprire proprio la mente, aprire gli orizzonti, vedere il mondo come una cosa grandissima e il viaggio della vita come la cosa più importante che facciamo. No? Ogni nostra vita è un viaggio. E allora vederla questa cosa, e così come l'aveva vista lui, volevo ricomunicarla di nuovo, con la speranza che arrivasse a chi non era arrivato la prima volta, perché se no i libri passano, poi c'è sempre uno nuovo, ma che è nuovo? Vai a leggere quello che è importante, no? Infatti si ritorna sempre ai libri di 2000 anni fa, io torno sempre a quelli di 3000 anni fa, vai a leggere quelli importanti, non sempre quello nuovo, perché quello nuovo magari non c'ha niente da dire, sì che ritornare a siccome quello c'aveva qualcosa, ho detto rifacciamo quello per bene. C'ha molto più di qualcosa. Grazie Folco, è stato veramente chiaro, esaustivo questo. Poi ovviamente ti farò altre domande. Volevo invece ritornare con Susanna, perché lo scorso anno, a ottobre, Susanna ci ha fatto un regalo. È uscito un film inedito sulla sua vita. Si chiama proprio Inedita e il titolo non poteva essere più indovinato, perché in realtà guardandolo credo tutti, io personalmente che conosco Susanna da almeno 20 anni, ho scoperto diverse cose di lei che non conoscevo assolutamente. Un film documentario del 2021 con la regia di Katia Bernardi, di cui io vorrei farvi vedere proprio il trailer e dopo magari lo commentiamo con Susanna. Vediamo se riusciamo.
Sì, grazie. Su di me sono state dette una quantità infinita di cose pessime, cattive, stupide, calunniose, perché io sono una persona mentalmente diversa dalle altre e questo si paga in maniera altissima. In più io sono una persona androgina, sei un uomo, sei una donna, chi sei, cosa vuoi. Cioè, questa situazione, diciamo, sospesa mi ha creato una grande ostilità. Ho fatto una fatica terribile per 30 anni a recitare la parte di essere Susanna Tamaro. È stato per me un vero calvario e dunque ho deciso di interrompere questo calvario perché io personalmente non ne ho alcun bisogno e voglio appunto riuscire a mostrare la vera persona che sono e che sono sempre stata, perché se c'è una cosa che proprio mi caratterizza è di non avere nessuna maschera. Io ho sempre, fin da bambina, vissuto in una grandissima dimensione di libertà interiore. Non è la libertà esteriore, è la libertà interiore. E la vera libertà che fa paura è quella interiore, perché questa mette a nudo l'umano. Dunque, io sono una persona completamente libera e alla mia età posso dire con una certa felicità di esserlo rimasto tutta la vita. No, è un film sorprendente, veramente io ve lo consiglio se non l'avete visto. Susanna è una persona piena di passioni, pienissima di passioni, no? È cintura nera di karate, non una che lo fa così in maniera occasionale, è una canoista, adora le biciclette, che le ripara, ce n'ha a casa tantissime e tante altre cose. Insomma, da questo film viene fuori peraltro con grande chiarezza il suo amore più grande, che è proprio la natura, il luogo dove trascorre peraltro le sue ore più liete. Allora, volevo proprio partire da questo, insomma, partire da questa parola che abbiamo messo anche nel titolo e capire da te che cosa significa la natura, insomma, per te, che significato ha. Allora, io premetto che sono nata in città, in un quartiere anche abbastanza grigio, vicino a uno stabilimento siderurgico, dunque niente di bucolico, niente che non possa immaginare. E dunque da bambina mi sono interessata alle erbacce a bordo strada e quelle bestiacce che vivono, formiche e cose del genere. Però io, appunto, io sono una persona che ha la sindrome di Asperger, dunque non lo sapevo da bambina, adesso lo so, e dunque ho sempre avuto estreme difficoltà a comunicare col mondo degli uomini, con gli esseri umani, perché non capisco nulla delle relazioni umane, ma non ho mai avuto nessun problema a comunicare col mondo vivente, perché non ha finzioni, non ci sono cose intermedie, non ci sono secondi fini, una coccinella è una coccinella, un fiore, dunque ti parlano e ti parlano. A me è sempre parlato di un grande mistero che c'è nella vita, che non sappiamo più vedere, che è il mistero della perfezione, della matematica che c'è anche in tutto ciò che vive, che è unita alla bellezza, no? E questo lo puoi trovare anche a bordo strada, cammini a Roma, c'è le erbacce alte, per fortuna, pieno di insetti, tipo al centro di Roma vedi un mucchio di cose entomologiche, ad esempio, no? Però devi avere lo sguardo che è capace di vedere, che è capace di cercare. Invece noi ormai pensiamo che abbiamo l'ideologia della natura come una cosa da salvare, non pensiamo che noi siamo natura, no? La natura è sempre fuori, ma noi siamo natura, c'è la natura umana che è una cosa importantissima che stiamo calpestando e abbiamo già ridotto per il nostro finaccio sotto i piedi. La natura umana è il mistero della nostra anima, il mistero della nostra complessità, no? Perché noi siamo, fino a un certo punto siamo grandi primati, va bene? E poi c'è un punto oltre il quale non siamo più grandi primati, perché le scimmie anche tra un milione di anni non faranno mai la Cappella Sistina, dunque c'è qualcosa che i conti non tornano tra noi e le scimmie. Dunque dobbiamo ricordarci questa dualità, noi siamo, io dico, siamo una torta a più strati, il pan di Spagna è tutto la natura e la glassa è la cultura, appena togli un po' gratti la cultura c'è la natura sotto. E in questi tempi particolarmente vediamo che non curando più la profondità della cultura, la natura nel senso peggiore sta riemergendo, no? Anche tra i giovani, i branchi, le cose, ci sono tutte cose che dico, appartengono alla scimmietà, cioè a un'età delle scimmie, che non è degna della nostra levatura interiore, dovesse, no?
Perché la natura bisogna, io per anni poi come mestiere facevo quello di Piero Angela, cioè raccontavo, cioè prima di vivere dei libri vivevo facendo documentari sulla natura, e alla fine avevo litigato e non lavoravo più perché volevano sempre che io mostrassi delle scene di morte, no? E la predazione, quello che mangia quell'altro, quell'altro. E io mi sono sempre rifiutata di vedere questa scena, che una, cioè la natura è una mensa aziendale aperta H24, va bene? Ma non è questo l'importante della natura, l'importante è tutto un altro livello per noi, no? Dunque io non volevo fare le scene, gli assassini, delle cose, dunque mi sono rifiutata, dico c'è 3.000 cose bellissime e mi rifiuto di raccontare delle cose le più banali della natura, dunque ho smesso di fare anche questo, per fortuna ho potuto vivere dei libri, ma insomma raccontare la natura è sempre stata la mia, cioè perché insegnare a vedere, perché anche aspettando l'autobus vede cose magnifiche a bordo strada, però devi saper vedere, se tu sei sempre nei tuoi pensieri sei prigioniero di te stesso e non vedi, e tu sei libero di te stesso quando vedi, quando la visione entra dentro di te. E allora questo libro Invisibile Meraviglia che ho scritto, l'ho scritto durante lockdown perché io sto in campagna come Folco, e vedevo questa natura meravigliosa che era marzo, tutto che esplodeva, gli uccelli che si corteggiavano, gli scoiattoli, le cose, e vedevo questo mondo rattrappito, terrorizzato per una cosa che sì, le epidemie ci sono sempre state, insomma, visto che. E allora dico, ma io ho il privilegio di vedere questo mondo, devo pensare a tutti i miei amici, alle persone che stanno in appartamenti, in città chiusi, terrorizzati, ce le voglio raccontare la bellezza della natura per chi è prigioniero in casa, perché anche sul balcone di casa in città puoi fare, osservare, devi imparare a osservare fuori di te per amare la natura, non devi pensare che è un'ideologia, devi pensare che è qualcosa che ti appartiene profondamente nel cuore, la natura, capito? Ma devi anche conoscerla scientificamente, perché se una cosa, io faccio questo esempio, una volta vennero delle inviate di un giornale molto ecologista tanti anni fa a trovarmi e parlavano delle balene di qua di là, e poi vanno al mio orto e mi calpestano tutte le carote. Allora io sono inorridita, dico ma come, queste parlano delle balene, non vedono che mi stanno uccidendo tutte le carote, cioè le balene stanno lontanissime da casa mia, le carote stanno sui loro piedi però, no? E dico scusate, ma dicendo ai miei, carote, cosa sono le carote? Allora se non conosco non so neanche insomma un po' salvare, no? E a me quello fa un po' paura adesso del discorso anche sulla salvezza, cioè ovviamente dobbiamo fare delle cose importantissime adesso per salvare il mondo, riciclo, non consumo e tante altre cose, però ancora una volta vedo una visione meccanicista, no? Perché se noi facciamo così, prendiamo la macchina elettrica e olè, ce l'abbiamo fatta, ma la natura è di una complessità che noi neanche non riusciamo neanche quasi a immaginare quanto è complessa, dunque i nostri interventi meccanici di buona volontà hanno un effetto minimale. Quello che va cambiato è la nostra anima, perché se non cambia la nostra anima possiamo metterci tutte le macchine elettriche sul sedere e il mondo va a scatafascio comunque. Folco, come avete capito, trascorre molto tempo nella natura, peraltro quando provo a contattarlo, ovviamente negli ultimi mesi è successo più volte, lo devo fare attraverso la moglie perché lui non ha neanche il cellulare, questa è una cosa che ovviamente invidio Folco. E spesso lei mi dice che è fuori nei boschi, poi più tardi arriva, non so dirti a che ora, poi vediamo, perfetto, benissimo. E io dico, mamma mia, che bello, ma perché non ci riesco io? Tu hai vissuto in Amazzonia, e in India diverse volte, eccetera. Insomma, voglio dire, hai vissuto dentro la natura, in maniera veramente così piena. Cosa rappresenta per te questo universo, questo panorama, questo paesaggio? Secondo me in questo momento la natura è la parola più importante, cioè non ci sono più ideologie, non ci sono più cose in cui crediamo, non sappiamo più dove andare, c'è una crisi pazzesca nella generazione giovane con ansie e problematiche davvero notevoli in questo momento. Si sta vedendo proprio nei nostri amici ma anche nella nostra famiglia, proprio tutto attorno c'è questo senso di insicurezza, di sfiducia nel futuro e non va bene. Cioè non va bene avere una giovane generazione che pensa che l'essere umano fa talmente schifo che è meglio che si muoia tutti, no? Bisogna avere qualcosa a cui ci si può di nuovo attingere, qualcosa che, in cui possiamo di nuovo credere, che può essere bello, che può essere puro. Ci deve essere questa cosa, ci deve essere qualcosa che ci dà
la forza di svegliarci la mattina, perché quando abbiamo un sogno siamo molto più efficienti, facciamo molte più cose, abbiamo proprio l'energia dentro, per quando non ci crediamo siamo spenti, non riusciamo a fare niente. Per cui dobbiamo ritrovare qualcosa in cui crediamo, ma profondamente, non vagamente. E credo che in questo momento non si riesce a credere nella politica. Mentre la generazione prima ha creduto, è morta per gli ideali, adesso non è così. Bisogna trovare qualcosa di ancora più fondamentale. E c'è una vera crisi in questi ragazzi, perché da una parte gli si dice che sono bravi se studiano e vanno all'università e fanno tanti soldi, no? Bravi, bravi, perché fate tutte queste... Dall'altra parte gli si dice che tutto quel mondo che è stato costruito dalle università e che ha rappresentato fare tanti soldi è quello che sta distruggendo l'ambiente, no? È tutta quella cosa lì, quel modo di pensare che sta creando il problema. Allora sono completamente divisi. Penso che la natura sia adesso l'unica cosa a cui si può tornare, perché la natura... Non sono gli alberi verdi, non sono le tigri e i lupi e i fiumi. La natura è tutto anche fuori dalla Terra, è tutti i movimenti dei pianeti, del sole, delle stelle, tutto è natura. Cioè la natura è Dio, la natura è la Dea, la natura è quella cosa da cui tutti veniamo, è il mistero, per cui dobbiamo rivolgere il nostro pensiero di nuovo a quella cosa. Cioè sempre nella storia c'è stato questo ritorno alla natura, no? Ci sono stati movimenti dello Sturm und Drang tedesco, c'è stato Rousseau che parla del il nobile selvaggio. Però di nuovo ci siamo ripersi nel nostro mondo completamente umano. Vediamo adesso, no? Siamo umani che parliamo con esseri umani. Viviamo in Italia per il 75% nelle città. Le città essenzialmente sono delle fortezze degli esseri umani, con esseri umani che parlano di con esseri umani, circondati da manufatti fatti tutti da esseri umani, ogni segnale, ogni scritto, ogni cosa. Stiamo in un nostro circolo completamente chiuso in cui lasciamo fuori tutto il contatto con quella cosa più grande. E per molti anche il contatto con quel senso del divino che al limite poteva dare qualche conforto, perché te di sera ti mettevi lì e cercavi di comunicare con qualcosa, che ora non c'è nemmeno quello. Ti capisco che c'è una crisi pazzesca, no? È ovvio, non c'è niente a cui fare riferimento. Per cui, almeno per me, ma vedo che molto in questa nuova generazione, cioè la più forte voce che è uscita negli ultimi 10 anni è stata una voce completamente dirompente e diversa da tutte le altre, perché sempre le voci forti erano di maschi di tra i 50 e i 70 anni e questa era di una ragazza sedicenne, che era la Greta Thunberg, che era l'unica voce che ha tagliato attraverso tutte queste cose, perché lei, avendo la sindrome Asperger, che lei chiama quasi un superpotere, cioè focalizzandosi su una cosa, no? Se uno si focalizza, lei si è focalizzata sul più grande problema del nostro tempo. E allora ha avuto questo successo pazzesco perché ha usato questo suo laser per parlare di quella cosa lì. E ne ha parlata con estrema intelligenza e capacità, ma veramente dicendo delle cose che ci hanno completamente spiazzati. Cioè è l'unica voce che a me negli ultimi anni mi è arrivata, mi è entrata dentro le orecchie. Quando per esempio diceva: i grandi dicono sempre che ci devono dare speranza, ma io non voglio la vostra speranza, io voglio che voi abbiate paura, che questa paura vi faccia agire, voglio che questa paura l'abbiate come ce l'ho io, come se la vostra casa fosse in fiamme, perché lo è. Cioè lei dice: dovete agire, non ditemi di avere speranza, io la mia speranza viene quando c'è l'azione. Insomma, ha avuto un modo proprio diverso di parlare, che è arrivato a migliaia di giovani, ha dato molto speranza. Purtroppo si è un po' zittita in questo momento perché c'erano altri problemi. Comunque, anch'io ho visto nella natura l'unica cosa che ci può tirare fuori, l'unica cosa verso il quale ancora ci si può guardare. Per cui abbiamo passato questi ultimi anni a ritornare più profondamente possibile in contatto con quella cosa. E in contatto con quella cosa, Susanna, esattamente come dici te, non è studiarla, non è leggere i libri e non è guardare i numeri. Questa cosa ha dato a tutti noi la vita, no? È la madre della madre della madre della nostra madre. Cioè, dà la vita, questa cosa dà la vita. E allora, tua madre, come la vai a conoscere? La vai a leggere in un libro? La vai a studiare all'università? No! La tocchi, la abbracci, la senti, no? E allora da lì capisco perché gli asceti indiani tutti si tolgono le scarpe,
perché dobbiamo mettere uno strato di cuoio o ancora peggio di plastica fra noi e la terra? La terra la dobbiamo toccare, ma non con le mani, con i piedi, la dobbiamo sentire, è una cosa vivente che c'è. E allora sempre di più ci stiamo buttando, anche come famiglia, dentro questa cosa della natura. Cioè non viviamo nemmeno in campagna, viviamo proprio in montagna. Io vedo solo alberi verdi, solo alberi verdi, montagne e nuvole, basta, nient'altro. E intorno è pieno, viviamo in un posto di centinaia di migliaia di abitanti, di cui meno di 100 sono umani. Tutti gli altri sono cervi, daini, istrici e tantissimi alberi. E forse vive anche il fiume, che parla sempre, è molto interessante. Per cui c'è questa proprio voglia di ritornare in sintonia con questa entità, che è come un ricercare Dio in un'altra forma, no? A me mi sembra strano il Dio uomo, cioè Dio, se esiste, sarà una cosa androgena, che sia maschio che femmina comunque. Deve essere l'unione di due cose, no? Deve essere... E allora ricercare questa cosa grande attraverso la natura può essere una missione che dà di nuovo direzione ai ragazzi, ai giovani e a tutta la nostra cultura, le dà una spinta, si ritorna verso qualcosa di bello, di puro, di originale, a cui bisogna tornare, perché sennò non si crede più a nulla, dai, non ci si crede, io non ci credo più a queste altre soluzioni, è difficile trovarmi davanti a quello che ci viene proposto, le tecnologie, certo da una parte bisogna sviluppare anche quelle, però è molto importante ritrovare questa connessione qui, per cui per me la natura è proprio la parola assolutamente più importante. Cerco di passare più tempo possibile a conoscerla, a parlarci. Per esempio anche ieri notte, no, ho chiesto a mia moglie il permesso di non dormire con lei, ma di stare fuori sotto. Noi abbiamo la casa e poi c'è come un balcone di erba, di grotti che vanno negli alberi, che va giù fino al fiume, risale su, che sono le montagne, e stare fuori su quell'erba sotto il cielo stellato e guardare le stelle, ma neanche in tenda, ma che tenda? Guardare il cielo, guardare quelle stelle, quel movimento immenso sopra le nostre teste. Mai nella nostra vita vedremo niente così grande come quello. La Cappella Sistina è minuscola, quel movimento è gigantesco, bisogna guardarlo. E non si riesce a guardarlo dalle città perché ci abbiamo le luci, per cui ritornare in contatto con quella cosa grandissima, per me quella è proprio la missione assoluta, l'unica cosa che voglio fare, piano piano spogliarsi di più cose possibili per ritornare in contatto con quella cosa lì. Come sei dirompente, non c'è da aggiungere nulla, voglio dire. E grazie comunque per questa testimonianza così, così sentita, così animata. Susanna, sia Folco che tu avete fatto riferimento a questo problema di salute che, di cui alla fine eri anche, diciamo, ignara fino a pochi anni fa, questa sindrome di Asperger, che poi hai scoperto appunto e condiviso con tutti i tuoi lettori attraverso un libro bellissimo che è Il tuo sguardo illumina il mondo, un libro del 2019 che ho avuto la possibilità di presentare con te ad Orvieto, assieme peraltro, ricordo all'epoca c'era Brunello Cucinelli, facevamo una cosa bellissima in una chiesa. Questo è un libro sull'amicizia dedicato al poeta Pierluigi Cappello, tuo grande amico. Dici qualcosa su questo problema dell'Asperger. Sì, io sono una persona autistica, ma negli anni 50, quando sono nata, nessuno sapeva cosa fosse l'autismo e dunque ho avuto sempre problemi fin dall'asilo gravissimi, e all'elementare non ne parliamo. Ho cominciato a prendere anche sedativi molto presto, perché le persone che hanno la sindrome di Asperger, cioè sono autistici ad alto funzionamento, alto ma neanche tanto alto, sono pieni di rabbia, hanno crisi molto violente di rabbia, perché non capendo quello che c'è intorno, non decifrando il mondo, e possono sfogarsi con la distruttività, con la rabbia. Dunque questo negli anni, diciamo, 50-60, una bambina che si buttava per terra urlando e mordeva le persone non era quello che una mamma desiderasse di solito, no? Dunque passavo per una bambina cattiva, una bambina pazza, decisamente pazza. E a scuola è sempre andata male, perché non capivo mai che cosa mi chiedevano, c'è una domanda, dice, ma c'è la domanda è questa,
ma non è possibile rispondere perché non avrò capito la domanda. Dunque, è un mondo infernale. È una mia battaglia personale quella di fare, perché è ancora molto bassa la capacità di diagnosticare l'Asperger nelle ragazze, nelle bambine, no? E poi solitudine, poi androgenia, poi disforia di genere, tutte le patologie che porta con sé questo problema. In realtà e dunque io ho lottato tutta la vita con un mostro invisibile, che dominava la mia vita, e io sono una persona molto equilibrata, che ho sempre avuto rapporti stabili, non sono una persona squilibrata per niente, però c'è questo mostro invisibile che mi impediva di fare le cose, fare gli incontri, fare, per me panico, prendere un treno panico, ma non ho attacchi di panico, è una cosa molto complessa da spiegare, però la mia vita è stata, cioè anche per me entrare in un caffè e chiedere un caffè può essere un problema, va bene. Quando finalmente ho capito che il mio problema era quella cosa lì e ho analizzato, è stata una grande liberazione, per questo ho deciso anche di non apparire in pubblico. Per me apparire in pubblico è un grande problema, lo posso fare così come con te, così, già stata qua, lo stesso albergo, un folk che conosco già, insomma, quando non ci sono, diciamo, cose che mi inquietano, no? Però ho capito che metà delle mie energie, tre quarti, sono state fatte impiegate per gestire questa patologia, che è una patologia purtroppo, no? Però è anche una forma di superpotere, come dice Greta, perché se tu hai la sindrome di Asperger, tu hai un cervello che è molto selettivo su alcune cose, no? Dunque tu 90% delle cose non capisci niente, ma quel 10% vai come un siluro, cioè una capacità di concentrazione, una memoria, che per uno scrittore la memoria è, cioè, la cosa principale, no? E una capacità, un archivio mentale di immagini, di foto, di similitudini che è spaventoso. Io a volte ho paura quando scrivo, perché non dico neanche in che tempi scrivo, perché sono una macchina da combattimento quando scrivo, capito? Dunque ho pagato un prezzo altissimo, insomma, anche il privilegio di avere una possibilità di, insomma, di lavorare a un livello con grande intensità, insomma, il prezzo che nei libri si sente questo. Si sente come? Non so chi di voi due ha accennato all'educazione, forse Folco, e questo mi ha fatto venire in mente uno dei tuoi ultimi libri, che peraltro appunto anche in quel caso ebbi il piacere di presentare, si chiama Alzare lo sguardo. È veramente un libro, ecco, piccolo in quel caso lì, ma veramente, cioè, un distillato di cose importanti, dove tu appunto ricordi quanto sia nostro dovere, no? Voglio dire, quello di educare. È una lettera appassionata scritta ad un insegnante sulle emergenze di questo tempo. Ci dici qualcosa su? Allora, io nelle mie fatiche scolastiche, perché non sono riuscita a fare le scuole normali, sono arrivata a raggiungere il livello massimo, che era il diploma di maestra elementare. Morirò maestra elementare. E dunque ho avuto una formazione pedagogica da maestra. E ho sempre scritto il libro per bambini. Per me insegnare è importantissimo. Insegnare, cioè, un adulto ha la responsabilità di insegnare a una persona più giovane, e io ho un orrore assoluto della scuola italiana, di quello che è diventato in questi anni, dell'abbandono alla follia delle varie burocrati e cose, dell'imposizione degli apparecchi elettronici, che sono una follia per i bambini perché distruggono il cervello, lo sanno tutti i neurologi, lo sanno questa cosa, però la scuola italiana fa prendere il tablet a scuola perché quello è moderno, va bene. E la disperazione dei bambini attuale è una cosa che fa male al cuore, perché nessuno li vede, nessuno si pensa che il bambino nasce perfetto, fa il figlio, lo metti lì, poi aspetti che cresca, no? Non è così. C'è un'emergenza educativa che è tragica, perché il nichilismo che è imperante nella società ti dice che educare non si può, perché educare vuol dire portare in una direzione le persone, no? E siccome non c'è nessuna direzione con l'nichilismo, tu non puoi educare, perché tu devi fare un pascolo brado selvaggio e poi trovi un po' di erba, vai qua. No, allora no, noi siamo, perché appunto siamo scimmie con qualcosa in più, noi dobbiamo educare. Poi uno può ribellarsi all'educazione, però tu hai il dovere di dare un cammino alle persone più giovani, e loro hanno il dovere anche di ribellarsi, cercando un altro, questa è la libertà dell'uomo, no? Ma se tu li lasci liberi, i bambini sono disperati, i ragazzi sono disperati, gli dai l'elettronica, è stata una cosa, secondo me è stato un decadimento delle capacità cerebrali verticale veramente. Io poi insegno arti marziali, ho visto tanti bambini, ho visto le capacità di concentrazione crollare in maniera spaventosa. È una persona che non sa concentrarsi, che persona può essere? Qualsiasi cosa tu debba fare, da scrivere una lettera d'amore a guidare un aereo, tu devi saperti concentrare. La distruzione dell'attenzione è la distruzione dell'essere umano,
no? E anche l'istruzione di la capacità, perché alla fine di Anima 1 dicevo l'amore è attenzione, se tu non sai essere attento non saprai neanche mai amare. E questa distrazione di massa dell'elettronica è una cosa demoniaca, secondo me, veramente demoniaca. Io fra dei falò, dei tablet, di tutto. Io ho il telefonino, non lo guardo quasi mai, ma insomma ho il telefonino, però veramente ai bambini toglierei tutto e darei appunto cose da fare con le mani, fare cose tutte, un'altra cosa, no? Perché rincretiniscono tutti, rincretiniscono. Cioè il cervello TikTok, cioè delle cose. Io no, io anche i social, c'ho Facebook, c'ho Instagram, c'ho tutto, sono una persona moderna. Però pensare che un bambino si forma lì, non si può accettare una cosa del genere, non si può accettare. La capacità di lettura è crollata. Io, Cuore di Ciccia, con un libro per bambini uscito nel 91-92, che è un classico, una volta lo leggevano in seconda, terza elementare, adesso lo leggo in terza media, perché la capacità di concentrazione di lettura dei bambini è crollata, vertigine. E questa è una cosa che deve far paura, a me fa paura, insomma. Allora, ricordate, alzare lo sguardo, eh? Questo è il titolo del libro che tratta questo argomento, dato che sento interesse, no? Bene, voglio toccare la seconda parola che mettiamo nel titolo, che è la parola pace. Lo voglio fare con Folco, perché tanto la pace che abbiamo indicato nel titolo vuole essere il contrario della guerra, e quindi una pace, cioè viviamo da molti mesi in questo ennesimo conflitto, peraltro Anna Velichko è ucraina, io manderei a lei un applauso caloroso. Siamo tutti ovviamente vicino alle persone che in questo momento stanno soffrendo, e la cosa è talmente quotidiana, insomma, che quasi quasi ne perdiamo anche la percezione, il valore, eccetera. Tuo padre scrisse Lettere contro la guerra, quello per noi fu un libro, un altro libro meraviglioso, che peraltro presentammo a Gaeta nel 2002, quindi tra le varie cose ascoltammo proprio direttamente dalla sua voce qual era il messaggio. Ne abbiamo anche parlato peraltro con te lo scorso luglio ad Orvieto, assieme a Giuseppe Catozzella, che invece presentava un libro che parlava di Gino Strada, un'altra persona meravigliosa che ci manca tantissimo, che è venuto a mancare un anno fa. Ecco, puoi dirci qualcosa su questo concetto, che cosa pensava tuo padre e poi ovviamente che cosa ne pensi tu? Mi è difficile parlare di guerra perché non ci sono mai stato, ci sono stato in molte altre situazioni ma non quella di guerra, per cui posso riportare quello che pensava lui, cioè lui ha fatto il corrispondente e ha fatto spesso il corrispondente di guerre, è andato a vedere guerre dove per esempio lui stava più per una parte che dall'altra, no? Per esempio quando lui da giovane è andato alla guerra in Vietnam, c'erano i vietnamiti che combattevano contro gli americani avevano un'enorme macchina da guerra che bombardavano dall'altro, e i vietnamiti, come li descriveva lui, erano tutti magri, che mangiavano una ciotolina di riso, e però alla fine hanno vinto i vietnamiti. Cioè era Davide contro Golia e ha vinto Davide. E lui ha sentito questa enorme gioia che un popolo potesse vincere la propria guerra e mandare fuori gli altri che non c'entravano nulla, venivano dall'altra parte del mondo nel loro paese, per cui lui era dalla parte dei poveri, lui era un ragazzo che era nato povero, voleva la giustizia, voleva vedere queste cose, aveva visto Davide sconfiggere Golia. Però poi dopo ha visto che quando questi vietnamiti hanno preso il potere, quello che hanno fatto era diventare come quegli altri, cioè il Vietnam oggi invece di essere un paese egualitario e comunista ha preso prestissimo la piega del capitalismo e è diventato comunque stile americano. Per cui diceva, allora cosa è servita tutta quella guerra? Tutti quei morti, e di nuovo in Cina con la rivoluzione cinese milioni di morti, e la rivoluzione russa milioni di morti. Dice, potevano essere anche giuste queste rivoluzioni, hanno decapitato i potenti, quelli soprusi, quelle classi dirigenti, gli hanno tagliato le teste, hanno ammazzato tutti, e poi solo per arrivare alla stessa cosa. Sì, che dice, basta, queste guerre non portano a quello che promettono di fare, per cui c'è solo una cosa da fare, e di arrivare alla non violenza. Però dice, questa non violenza va imparata, perché noi a scuola, perché si studia Alessandro Magno? Perché è Magno? È Magno perché ha ammazzato tantissime persone, perché è andato a conquistare il mondo e ha preso tantissime cose a tantissime altre persone.
no? E noi lo chiamiamo Magno, però se noi insegniamo solo la storia di questi personaggi sembra che bisogna fare così, invece bisogna capire che c'è un altro modo di fare, e a un certo punto bisogna veramente cambiare, perché anche se durante la storia ci sono sempre state guerre in cui una parte ha vinto e l'altra ha perso, e anche la guerra in Ucraina, qualcuno magari ancora vincerà e qualcuno perderà, se non è questa guerra, ma una guerra presto, finirà 0-0, in cui nessuna delle due parti vince e tutte e due vengono distrutte. Per cui, siccome questa è una cosa nuova nel corso dell'umanità, bisogna imparare a reagire diversamente. E allora viene solo da riflettere cosa potrebbe essere successo se gli ucraini, per esempio, reagivano in maniera non violenta. No? Proprio da riflettere, cosa succede se te fai entrare gli altri, però da quel momento non collabori assolutamente in nessun modo. Cioè, quando loro ti danno un ordine, te non lo fai. Se loro dicono che vai in prigione, te vai in prigione. Anzi, ti offri per andare in prigione, riempi le prigioni. No, questa è la tecnica che ha usato Gandhi. È una tecnica che uno deve studiare, imparare. Come diceva mio babbo, è più difficile essere non violento che essere paracadutista. Perché te metti continuamente a rischio la tua vita. Perché te non puoi stare lì a non fare niente, a protestare per strada. Te provochi sempre quell'altro. Insomma, è veramente difficile questa cosa, però dice vale la pena incominciare a imparare. Poi noi si dice una cosa indiana di Gandhi, ma non è di Gandhi, perché Gandhi l'ha ripresa ovviamente da Cristo, no? Cioè il vero non violento della storia che ha insegnato questa cosa è Cristo, per cui c'è una grande mistura di culture in queste idee qui. E è paradossale appunto che poi i paesi cristiani sono diventati i paesi più ricchi e più armati del mondo. No, è strano. Mentre l'India ha preso invece questa cosa e l'ha fatta funzionare, cioè Gandhi è riuscito attraverso la non violenza a mandare via gli inglesi, mentre per esempio il Dalai Lama, usando la stessa tecnica della non violenza, cioè quando i cinesi hanno invaso il Tibet, c'era una grande parte della popolazione tibetana che voleva armarsi e combattere contro i cinesi. Il Dalai Lama, che era il loro capo spirituale ma anche politico, gli ha detto no, assolutamente no, voi non potete fare questo, non bisogna assolutamente rispondere così, e non l'hanno fatto, però tutt'oggi il Tibet è sotto la Cina, per cui a volte funziona e a volte non funziona. Certo che i tibetani sono pochi, i cinesi erano moltissimi, mentre gli inglesi erano pochi e gli indiani erano moltissimi, per cui c'erano dinamiche diverse. Comunque, sulla guerra è importante riflettere su altri modi di fare, come tutte le cose, perché tendiamo ormai sempre di più a questo atteggiamento di fare la guerra ai problemi, no? Se anche a un virus facciamo la guerra, quando c'è un problema noi cerchiamo di sconfiggere quel problema e di fare quello che vogliamo noi. Però recentemente parlavo con un addestratore di cavalli, un uomone forte, bello, grosso, però con una grande dolcezza, e lui mi diceva: la tendenza è sempre di far fare al cavallo quello che vuoi te, e invece te devi imparare a cambiare te stesso in modo che il cavallo ti voglia bene, perché una volta che il cavallo ti vuole bene fa tutto quello che vuoi per te. Però non devi sempre cercare di far la guerra a quell'altro e imporre la tua volontà, devi a volte far la guerra con te stesso. E questa infatti era una delle conclusioni finali di mio babbo. Diceva: visto che tutte queste rivoluzioni esteriori sono inutili, alla fine quello che devi fare, l'unica rivoluzione che serve, l'unica guerra che serve, è quella dentro di te. Che è veramente un pensiero interessante, perché se no ci si scoraggia a fare le cose esterne, ci si scoraggia quando non sono possibili, mentre con te stesso dici: almeno con me stesso dovrei riuscire, e già con se stessi è difficilissimo fare quello che sappiamo che è giusto. Tanto più inutile cercare di convincere le persone intorno a noi, no? Di dire a loro di fare questo, dire a loro di fare quell'altro, devi farlo te stesso. E allora lui, che aveva tanto creduto negli ideali da giovane e si era tanto deluso nell'età matura, è uscito da questa depressione, da questa delusione, con questa cosa finale di prendere in mano se stessi, di prendere in mano la propria vita. E l'aveva presa in mano al tal punto che era completamente sua. E alla fine, quando anche il dottore è venuto da lui, e lui ha detto: lei cosa ci fa qui? E lui, il dottore, ha detto: sono venuto a aiutarla. E lui gli ha detto: lei non può aiutarmi, fuori.
perché lui moriva, nessuno può aiutarlo, lui era padrone di se stesso, non voleva il dottore, non voleva niente di più, non voleva andare a morire in ospedale, voleva morire nel suo letto e lì è morto. Cioè quel prendere completamente in mano la propria vita, almeno incominciare da lì. E quando incominci da lì, gli altri intorno guardano e dicono, ah, lì anch'io posso fare quello e quella cosa può crescere. Però mi sembra che è il momento veramente di tornare alle basi. E queste sono le basi. Cioè c'è una natura grande che ha un funzionamento molto più grande delle nostre politiche, delle nostre economie, delle nostre cose, perché appunto la natura non sono solo gli alberi, ma è tutto quello che muove anche fuori dall'universo. E poi prendere in mano noi stessi, riessere forti, no? Forti in noi stessi. Cioè, perché gli antichi potevano andare in cima a una montagna e parlare con il divino e noi no? Perché noi non ci sentiamo capaci di ascoltare, di essere presenti, di comunicare con questa cosa? Perché dobbiamo essere lì a seguire delle cose in cui non crediamo? No, bisogna ritrovare questa forza in noi stessi. E questo credo allora sulla guerra. La guerra vera è quella con noi stessi. Infatti il più grande testo indiano, l'equivalente dei Vangeli in India, è la Bhagavad Gita, che mentre i Vangeli parlano di un messaggio d'amore, la Bhagavad Gita ti stupisce perché è la storia di una guerra, di una battaglia, però dicono è una guerra interiore, e Gandhi prendeva quel testo come il suo insegnamento. Grazie Folco. Io per citare, voglio dire, un personaggio che non è contemporaneo, ma che è uno stimato universalmente, ricordo quelle che sono le parole di Einstein sul problema della guerra. Einstein scriveva a Freud una lettera sulla guerra e la sua inutilità. Le parole sono queste: la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. E questo lo diceva una persona che credo sia stimata da tutti. Susanna, tocchiamo il terzo tassello di questo titolo, che è la felicità, è una parola, ahimè, banalizzata in ogni modo, per cui insomma voglio dire vediamo come poterlo fare. Ma pensando ieri a questa serata, a un certo punto mi sono ricordato che un paese del centro Asia che si chiama Bhutan, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, che è un paese himalayano, utilizza la felicità interna lorda al posto del prodotto interno lordo per stabilire la ricchezza del proprio paese. Questo è un qualcosa di unico a livello mondiale, voglio dire. Quindi per quella nazione, che credo abbia 4 milioni circa di abitanti nella regione himalayana, le cose importanti che misurano appunto la felicità del paese sono la qualità dell'aria, la salute dei cittadini, l'istruzione e la ricchezza dei rapporti sociali. Ovviamente è stato deriso, totalmente ignorato. Pensate che nelle classifiche occidentali dei paesi più felici il Bhutan risulta molto in basso. Molte persone invece attente, osservatori internazionali e anche diversi giornalisti onesti, voglio dire, considerano effettivamente illuminata la visione di questo paese. Che cos'è la felicità secondo te, Susanna? Allora, la felicità adesso, come mi ha raccontato la società, è un mito, perché ti dicono che devi essere felice. La felicità non esiste, diciamo chiaramente. Puoi essere felice un giorno e fai una bella torta che ti viene bene, ti viene a trovare un amico, hai qualche piccolo piacere, e quelle sono piccole felicità, sono una parte dell'umano. Ma la felicità non è un diritto dell'uomo, no? Dall'altro lato veniamo privati della nostra felicità in questa società, che è la relazione. Perché ormai tutti viviamo appunto in relazioni, diciamo, elettroniche, e la relazione, che è quella che noi che viviamo in campagna conosciamo, che è quella da persona a persona, di accogliere, di parlare, non esiste più. Dunque la felicità fondante dell'uomo è la relazione, che è umana, che non è mediata da potere, da cose, ma del piacere di stare insieme. Questa è la felicità dell'uomo. Poi, diciamo, in vari protocolli dicevo, la felicità mi sembra, dicevo, è come una lampadina, e la gioia è come la luce del cuore. La gioia è il livello a cui dobbiamo tendere, perché la felicità è una dimensione umana, bella, provvisoria, perché la vita è sempre piena di catastrofi, purtroppo, ma quello che libera da ogni senso di catastrofe è la gioia interiore.
il momento in cui tu appunto fai un cammino, come ha fatto Tiziano, di liberazione interiore, di tutte le scorie che tutti inevitabilmente abbiamo, il momento in cui tu fai una lotta con te stesso, e io che pratico da 40 anni arti marziali so che io combatto ogni giorno con me stessa, quando no, poi uso anche la pistola che è più pratica, ma insomma mi piace combattere, perché la vita è un combattimento, no? Ma quando con gli anni, perché non puoi avere questo da giovane, lo conquisti con l'età naturalmente, ti liberi tu le scorie e arrivi a una dimensione di interiorità profonda, per cui anche vedere una coccinella ti dà una gioia profonda, perché senti l'armonia dell'universo. Allora abbiamo la felicità, che è la nostra prêt-à-porter di quotidiana, di essere, avere dei rapporti umani belli, quella è la felicità, non è possedere le cose, non è fare delle cose straordinarie, non è far carriere, ma avere un'umanità ricca intorno, umanità ricca di umanità. E poi c'è la dimensione ulteriore che si raggiunge con gli anni, che è quella della gioia, di sentirti parte di un universo complessissimo, folle, delirante, di cui non abbiamo capito ancora, la scienza parla, abbiamo capito così più o meno dell'universo, bene? Essere stupito da questo grande mistero di cui tu fai parte, è stato chiamato a vivere da tua madre, da tuo padre, e partecipi a questo mistero, e questo mistero ti svegli la mattina e dici: ma la vita è una meraviglia straordinaria, ogni giorno porta delle gioie straordinarie, e quella è la gioia interiore. Dunque noi dovremmo vivere tra la felicità, che è quella umana, lasciata torta e di stare bene con le persone care, e la gioia, che è la dimensione che si acquisisce con gli anni, quando ci si libera di tutte le sovrastrutture, di tutte le storture, di tutte le relazioni che sono mediate da falsità o da, anche da, come sia, da comodità. Insomma, va molto che tu vedi le persone e poi ti fa comodo perché pensi che ti servirà, cioè, no, il rapporto umano pieno è quello totalmente gratuito. La relazione felice è quella gratuita, tu sei una persona perché ti senti affine, perché è un'anima affine, non perché vuoi niente da lei per far carriera, vuoi una macchina bella, tu ti senti meno solo perché ti senti in compagnia di un'altra anima, no? Dunque bisognerebbe riportare il discorso sulla noi come anime, come portatori di un'unicità misteriosa, di un destino che si incontra, che si arricchisce incontrando l'altro e non facendo la lotta all'altro magari. Dobbiamo riscoprire la nostra spiritualità, no? Sì. Io mi fermerei 2 o 3 minuti per respirare e ad ascoltare ancora un brano musicale delle nostre amiche. Quindi chiamerei Anna Velichko e Dora Sabot per ancora un brano musicale. E poi dopo concludiamo con ancora qualche domanda. Buon ascolto.
Giovanna Velicco e Dora Sabò. Grazie, grazie per questa parentesi musicale molto dolce. Susanna, volevo chiederti qualcosa sul tuo percorso, no? Che poi è diventato professionale, la scrittura, eccetera, ma tu non sei partita da lì, no? Tu andasti a Roma da ragazza perché volevi fare cinema, mi pare di ricordare, ma adesso... E poi a un certo punto ti sei scoperta scrittrice, hai scoperto queste grandi qualità. Adesso un'altra passione tua, la passione della vita, è quella delle scienze naturali, no? Tu adori la natura, eccetera. C'è una connessione in tutto questo? L'hai trovata? Cioè, certo. La scienza della natura... Guarda, io se avessi potuto studiare, se fossi una famiglia che mi seguiva, se avessi fatto il liceo, avrei fatto l'università, avrei fatto scienze naturali, perché la mia passione è scientifica, io sono una mente molto scientifica. Mai pensavo, l'ultima cosa, di essere un artista, mai nella mia vita, che io sono molto, appunto, sono molto regolare, noiosa, cioè non ho nulla di eccentrico, va bene. Però dopo pensandoci, le scienze naturali sono ti costringono a un continuo collegamento e a collegare storie in continuazione. Perché se io vedo quella pianta, penso che potrebbe esserci un uovo di quell'insetto, e se c'è un uovo di quell'insetto, ci può essere quell'altro che mangia l'uovo di quell'insetto, e ci può essere quell'uccello che mangerà l'uovo di quell'altro insetto. Dunque, le scienze naturali sono una continua costruzione di relazioni complesse, no? Un romanzo è la stessa cosa, tu devi costruire relazioni complesse invece con gli insetti e con gli uomini. Dunque, e poi le scienze naturali ti fanno osservare in nudità le cose, non metti una sovrastruttura sentimentale, ideologica, tu vedi quella cosa è rossa, quella pietra, quella tale. E in letteratura questa apparente crudeltà, penso che vada a portare al cuore, è un libro molto severo, per voce sola non ne parliamo, no? Ma questa pulizia del sentimentalismo è molto importante, quel sentimentalismo è una perversione della letteratura, sicuramente, anche della vita. Dunque, io spero sempre che un giorno mi danno la laurea honoris causa in scienze naturali, in lettera non me l'ha mai data, ma almeno in scienze naturali potrebbero darmi un giorno o l'altro, no? Le danno a tutti, insomma. Sei la prima laureata della mia vita. Te la meriti, te la meriti. Sì, sì. Invece a Folco voglio fargli una domanda che mantiene un po' l'atmosfera spirituale che abbiamo cavalcato prima della parentesi musicale. Perché oggi è il 26 di agosto e oggi è il giorno in cui è nata Madre Teresa di Calcutta. Allora la sua esperienza mi ha sempre affascinato, ma non gli ho mai fatto una domanda così diretta: che cosa ha significato per te passare quei mesi o quell'anno a Calcutta da ragazzo a fare quello che adesso ci racconterai? Ci puoi dire qualcosa su questo? È interessante e collegato anche al problema della felicità. La felicità è una cosa che per fortuna incontro spesso, cioè quasi sempre. Però c'è stato un momento nella mia vita in cui invece non c'era, è andata via, per un anno e mezzo, una specie di depressione dopo l'università in quegli anni, e non sapevo come risolvere, come credo, immagino, tanti ragazzi in questo momento, proprio non sanno proprio cosa fare, perché quando c'hai un male al piede ti metti il cerotto, ti fai la puntura, ma quando c'hai un male dentro e non ci sono i problemi, non c'è un problema, è grave, perché non sai proprio cosa fare con questa cosa. E allora mi trovavo in questa stranissima situazione in cui tutti erano gentilissimi, non c'era nessuno che era cattivo, i miei genitori erano gentili, tutto andava bene, però io non andavo bene e non sapevo che fare. E allora in quel momento lì, che fai? Niente, ascolti quella voce interiore che grida e non sa cosa fare e dice: io faccio una cosa assurda. E siccome avevo sentito parlare di una persona che dicevano che era santa, che è una cosa impossibile, non esiste, non sono nemmeno religioso, sicché non vuol dire niente per me. Comunque, avevo sentito parlare, io ho detto: io vado a Calcutta, ma io vado dai. Lei, cioè, Madre Teresa aveva fatto la casa per i morenti a Calcutta. Io ero un ragazzo dell'università che sapeva solo i libri. E io dico: ma io vado a Calcutta, io vado a incontrare la morte, la povertà e la malattia. E sono andato a fare così, proprio ho preso l'aereo e sono andato a Calcutta, ma è la cosa più assurda di questo mondo, non aveva nessun senso questa cosa. E sono andato dritto alla casa di Madre Teresa e ho bussato alla porta e mi ha aperto una suorina e ha detto: che vuoi? Io ho detto: io voglio parlare con Madre Teresa. E dopo 2 minuti io ero davanti a Madre Teresa,
che era una cosa incredibile, no? Era come andare a dire voglio parlare col Papa, cioè era la donna più famosa del mondo in quel momento. Però appunto perché era una donna del dare, stava lì anche per i cretini come me che ci avevano un problema e le volevano parlare, no? Che era la cosa, era quella la cosa incredibile di lei, non c'aveva una scorta di 7 persone armate, c'aveva 2 suorine vestite di bianco e poi lì c'eri, eri davanti a lei, lei dice cosa vuoi, io dico io non ce la faccio più, non so che fare, dice non farmi domande, vai a lavorare con i morenti. E allora il giorno dopo sono andato a lavorare con le persone che erano state raccattate sulle strade di Calcutta e stavano morendo, che è una cosa assurda che esista una cosa, però era così, cioè c'era tutta una distesa di persone che avevano o vermi che uscivano dalla testa o le palle grandi come un sacchetto, cioè enormi, c'era una cosa che si chiama l'orchite, io non l'ho mai vista, ma per portarli a lavare bisognava, uno portava la testa, uno i piedi e uno i testicoli, c'era l'elefantite e c'era ancora la lebbra, era una cosa, cioè era fuori da qualsiasi cosa che avrei potuto mai immaginare, per cui sono entrato in quel posto e mi veniva da urlare, da scappare, da andare via, non era, io non sono quella persona, non posso fare quello. E poi ho visto un ragazzo tedesco biondo che stava prendendo uno di questi uomini morenti e lo abbracciava e gli dava i bacini in testa, e io ho detto io voglio scappare da qui, ma ancora di più voglio essere come lui. No? Era di una bellezza pazzesca. Dicevo, ma non è possibile. Te riesci a prendere un mendicante morente, pisciato addosso, che di calcolo, e tenerlo così? No, questo è proprio fuori. E allora sono rimasto. E allora sono rimasto e sono impazzito. Sono impazzito, sono diventato l'opposto di quello che ero, cioè io sono una persona che se te mi dai la Coca-Cola non te la, io dico non ho sete perché c'hai bevuto te, non te la tocco. E lì invece ogni giorno quando si cacavano addosso ero il primo a pulire la cacca, e quando morivano ero il primo a prenderli e avvolgerli e andare. Per cui c'è una follia che ti entra dentro, che vai dall'altra parte e fai tutto. È un po' come San Francesco che bacia il lebbroso, no? Vai dall'altra parte. E lì ho sentito una gioia come non avevo mai sentito. Cioè in 3 giorni tutta la depressione è andata via, scomparsa e non è mai più tornata. E ho visto qualcos'altro che non avevo mai visto. Sai che te ne parlo oggi perché mi hai detto, è il compleanno, ma quella donna e quell'azione e quel posto era completamente devastante, perché ogni cosa che avevo imparato fino all'epoca non era più valida, ero andato alla migliore, una delle migliori università del mondo a Cambridge, tutto quello che avevo imparato non valeva nulla, e lei ti faceva fare questo lavoro di stare insieme alle persone che morivano. E è ovvio, no? È ovvio che quello è il momento più importante di tutta una vita, perché lì è quando incapisci cos'è la vita, perché c'è un campo da gioco, entriamo da qui e usciamo da là, ci mettiamo 9 mesi a entrare e un secondo a uscire. Se te sei presente durante quel secondo, e noi non lo siamo più perché avviene in ospedale dietro le quinte, dietro no? Mentre la nonna sta guardando la televisione dietro a una tenda muore. Ma se te invece sei lì, succede una cosa stranissima. Cioè ti rendi conto che tutto quello che è importante di quella persona da un momento all'altro è andato via, ma tutta quella persona fino all'ultimo pelo sulla testa è ancora lì. Tutta la persona te ce l'hai in mano, la stai tenendo, le stai tenendo la mano, però qualcosa è andato via e ti rendi conto che qualcosa che è andato via è più importante di tutto il resto. Di un tratto lo vedi, nessuno ti insegna niente, ma lo vedi che qualcosa va via. Allora quel qualcosa è importante, perché ora io vado a bruciarlo quel corpo, ma tutte le memorie che fino a un secondo fa c'erano, tutta quella coscienza, quell'empatia, lo sguardo, gli occhi, è andato via. Quello è quello che cerco e quella è la cosa più importante. E quello era l'insegnamento di Madre Teresa, ovviamente, no? È per quella che la chiamavano una santa. Lei curava i malati di Calcutta e curava i malati occidentali che ci avevano male dentro, e mettendoli insieme, per cui noi si aiutava loro con i problemi fisici e loro ci aiutavano noi con i nostri problemi psichici, e ci facevano capire che tutta la nostra vita che era stata impostata sulle cose non era quello, e quello era lei, una santa,
cioè che ti riporta allo spirito. Da quel momento ho capito che lo spirito c'è, che quell'anima c'è. E da lì cambia tutta la direzione, tutta la direzione cambia. Da lì sono andato, allora, poi lei è morta pochissimo dopo che l'ho incontrata, io ho fatto quest'ultimo documentario su di lei e poi lei è morta. Però io, cioè, una devozione per lei, mi commuovo ogni volta che penso a lei, perché mi ha fatto vedere una cosa che nessuno mi aveva mai fatto vedere. E da lì ho detto, allora c'è un'altra via, c'è un'altra, quest'altra cosa esiste. E da lì sono andato a seguire gli asceti indiani, andare a vivere nelle grotte, andare a vivere in natura, a vedere cos'era questa vita alla provvidenza, no? E lasciarsi andare a questa cosa molto più grande, perché c'è anche molto conforto in sentirsi parte di un mondo molto più grande, con dei processi, delle vie molto più lunghe, come è questo percorso dell'anima che attraversa le cose. E infatti l'ansia ci viene quando pensiamo che con la morte finisce tutto, che il senso della vita. Però, come diceva un mio amico, un asceta dell'indiano bellissimo, mi diceva, sai, te devi salvare la tua anima, salvare il mondo non è il compito tuo, quello è il compito di Dio. E questo già ti lascia un po' di no? Ti solleva da questo enorme peso che uno potrebbe sentire. Te salva intanto te stesso, cioè non salvati, salva la tua anima, fai quello che te credi che sia giusto. Te fai la tua strada, bene. Poi il resto, il mondo è grande, non è che è proprio tutto sulle tue spalle. E allora piano piano ha preso tutta quest'altra piega e non sono mai più ritornato indietro. Per cui considero lei l'unica vera maestra che ho mai avuto. Gli altri erano irrilevanti, specialmente quelli dell'università, completamente irrilevanti. Ne basta uno, basta e avanza. Sì. Sono felice che questa serata ovviamente è registrata e quindi dalla prossima settimana potremo riguardare e ascoltare con calma molte delle parole dette questa sera, perché veramente è molto molto densa questa serata. Volevo farvi vedere una cosa carina. Folco Terzani è molto amico di Lorenzo Giovanotti e quando è uscito questo libro gliel'ha mandato, anzi qualche settimana prima, perché era addirittura aprile, poi il libro invece è uscito a maggio. E Lorenzo e Giovanotti ne ha fatto una clip su TikTok, quindi volevo farvela vedere al volo, è simpatica, dura 2 minuti. Oggi vi parlo di un libro che mi è appena arrivato, fine / inizio, Folco e Tiziano Terzani. Questa è una versione, diciamo, 45 giri, una versione compatta di un libro che è uscito un bel po' di anni fa e che è un libro importante. Ma Folco, che è un mio amico, al quale sono legato proprio da un grande affetto, e me lo ha mandato perché ha deciso di realizzarne una versione compressa, diciamo così, perché lui ci tiene a far arrivare le parole del suo babbo il più lontano possibile e soprattutto ai ragazzi, e siccome i ragazzi sono più contenti, no? Se leggono un libro breve più condensato, lui ha pensato di pubblicare questo. È un bellissimo lavoro, ho cominciato a leggerlo e ho voluto subito condividere con voi questa cosa, perché cioè, Terzani per me è stato un incontro fondamentale, prima di tutto da lettore. Quando mi ricordo fu un Indovino mi disse il libro che mi ha fatto innamorare di Tiziano, poi dopo sono andato a ritroso sulle cose che aveva pubblicato prima e poi la vita mi ha messo, ha creato delle coincidenze tali che poi siamo diventati amici, ci siamo conosciuti, abbiamo anche condiviso dei momenti bellissimi di chiacchiere insieme, io e Tiziano da soli, poi è arrivato anche Folco, insomma questo è un libro importante. Tiziano stava morendo e nelle ultime settimane di vita ha chiamato Folco al suo, com'è che si chiama, al suo capezzale proprio, e gli ha raccontato, ha voluto lasciargli una testimonianza, proprio un'eredità fatta di parole, fatta di racconti, ci teneva prima di andarsene
È proprio come dire, guarda, ho bisogno di fare quest'ultima cosa, ci tengo a dare una sintesi di quello che ho imparato in questa vita, viaggiando, vivendo, sbagliando, provando, gettandomi nelle avventure, nelle cose, innamorandomi delle idee, delle persone, delle storie, seguendo il filo delle storie, dello spirito, senza pregiudizi. Tiziano era grandissimo in questo, è stato un'anima veramente grande. Vabbè, questo è un bel libro. Io adesso me lo leggo. Io, la fine del mio inizio è un libro che conosco bene, per cui mi farà piacere leggere anche questa sintesi di Folco. Penso che sia un libro importante, un libro semplice, come spesso sono i libri grandi e i libri importanti. Qua c'ho il mio mate. Sono tornato dalla bici, adesso mi riposo un attimo, però me lo leggo volentieri. Sono contento per voi se lo scoprirete anche attraverso questa nuova versione. Fine inizio, Folco, Tiziano Terzani e buona Pasqua. Questo per rinascere direi che è un ottimo libro, per rinascere è un ottimo libro, per risorgere è un ottimo libro. Buona Pasqua a tutti quindi. Carina, no? Susanna, lasciaci con qualche notizia su questo libro di cui ci è arrivata una scheda da noi librai, prenotiamo ovviamente con qualche mese di anticipo i libri che devono uscire e abbiamo scoperto pochi giorni fa, poche settimane fa, che il 18 ottobre uscirà il nuovo libro di Susanna Tamaro che si intitola Tornare Umani. Dici qualcosa su questo e poi passiamo. Non è un romanzo, ma è un libro di riflessioni che è nato durante il periodo del Covid, perché io ho avuto paura nel periodo del Covid, non del virus in cui non ho mai avuto paura, ma ho avuto paura delle trasformazioni avvenute nella sua società e nella testa delle persone, e nelle paure ataviche che sono uscite, nelle cose fuori controllo, in una società che ha dimostrato di essere un gigante luccicante dai piedi d'argilla. E con un virus che era anche un virus, anche, diciamo, paragonato alla peste, al vaiolo modesto, no? È crollata miserevolmente. Perché? Perché non siamo più abituati a pensare che noi siamo, nasciamo e diamo la mano alla morte, da quel momento che veniamo sempre fianco a fianco con la morte. Questo l'abbiamo archiviato perché nessuno vede più le persone morire a casa, perché nessuno vede morire i polli, i conigli, le cose, cioè la morte è scomparsa dall'orizzonte tecnologico. E dunque è scomparsa dalla nostra, insomma, memoria, dalla nostra idea di vita. Dunque il fatto che sia riapparsa così in maniera brutale, no? Apparentemente fuori controllo, in realtà fuori controllo per molte altre ragioni, ha scombinato tutte le nostre vite, ci ha fatto tornare indietro a un mondo medievale, a un mondo di terrori, gente in preda alle follie più belle. E allora ho pensato già durante i mesi del Covid, durante il lockdown, ho pensato che bisognava scrivere un libro ragionando su questo. Il titolo originale era un altro, era Cos'è un virus? Cos'è un uomo? Perché un virus è una cosa minuscola, fa parte della natura, è un po' un'anomalia della natura, ma è una cosa minuscola. Noi siamo esseri umani, cioè noi non possiamo farci atterrare totalmente da un virus, capisci? Perché come neanche il topolino elefante. Cioè, mi è sembrato talmente sproporzionato. No, è una malattia serissima, perché è una malattia tragica, anche una malattia pazza che fa le cose più tremende, però diciamo, la reazione alla società era sproporzionata alla malattia. Era fatto che, oddio, la gente muore, ma noi siamo appunto, nasciamo, diamo la mano, abbiamo un compagno invisibile che è la nostra morte, che non sappiamo quando ci abbraccerà, nessuno, neanche lo scienziato più scienziato del mondo con l'algoritmo lo potrà sapere mai, perché questo è il mistero della vita. E la vita è essere pronti a morire in ogni istante, questa è la vita, non è andare a cercare, adesso mi faccio quello. E io, se mi ammalerò, morirò, vuol dire che era il mio destino, perché l'uomo ha sempre saputo che c'è un libro invisibile in cielo in cui c'è scritto la sua data. E se la tua data è quella, tu puoi fare quello che vuoi, c'è la famosa cosa del Mille e una notte, quello che andava a Samarcanda, cioè, tu non scapperai. Allora pensate, insomma, magari un incidente pazzesco in autostrada, con schiacciata rotina, esce illeso. Uno va in bicicletta, si ferma, si manteve, cade, sbatte le sue marciapiedi e muore. Cioè non c'è regola nella morte, non c'è, nella vita non c'è nessuna regola rispetto alla morte. Dunque uno, se non riflette fin da piccolo su questo, se non facciamo riflettere ai bambini che il nonno che muore, perché adesso il nonno, dicono, beh, il nonno muore, è bene perché è venuto in un albero. No, il nonno muore e l'anima parla ancora con te, perché
perché a me fa tanta impressione quando c'è l'Olimpiade, che io seguo sempre, che i ragazzi che vincevano le gare, che abbiamo vinto tanto, e dicevano questa la dedico al mio nonno che mi vedrà dal cielo. Allora, questo è nel cuore dell'uomo, che tuo nonno ti vede dal cielo. Adesso viene detto no, che noi siamo concime ultime. Allora, al momento in cui noi siamo concime, la società è finita, la civiltà è finita, perché la civiltà è sempre considerato l'anima. Dunque, questa è una lunga riflessione, tornare umani, su chi siamo e quali sono le nostre potenzialità e che rapporto c'è con la morte, perché non possiamo farci atterrare in questo modo, no? Cioè noi abbiamo sempre affrontato la morte, insomma, con coraggio, no? Siamo una branca di conigli che scappa, cioè mi è sembrato tutto folle, tolto che la malattia è grave, che la sua è stata terribile, però come non eravamo pronti, ci sono sempre state le epidemie nel mondo. Poi quando sono nate nel 1957 c'è una grande epidemia, l'asiatica, sono morte in 6 persone, nel 68 c'è un'altra grande epidemia, sempre di cose influenze. Io sono anche in ospedale, 11 anni, sono stata in ospedale una settimana, ma nessuno ha chiuso niente, cioè era normale che c'era un'epidemia e si moriva, insomma, no? Questa fragilità della società davanti tutta la prosopopea dell'informatica, degli algoritmi, e poi siamo crollati così al Medioevo, e ho detto non si può far finta che non è successo, bisogna riflettere con serenità e con equilibrio su questa cosa, perché ignorarla vuol dire che succede un'altra volta e finiremo ancora peggio. Dunque c'è un problema, bisogna illuminarlo, cercare di capire, e di avere la prossima volta davanti a un virus forse non ci comporteremo così, insomma. Speriamo che non vengano, Brava, sono molto curioso di leggere questo libro, Susanna, perché poi sei molto coraggiosa a affrontare un tema così. Comunque è una cosa importantissima, cioè in questo momento è avvenuto qualcosa e bisogna guardare cosa, no, il mondo ci sta parlando in qualche modo, come un mio amico prete dice, la natura ci sta dicendo qualcosa, se vogliamo possiamo ascoltare, o se no ancora una volta si può schiacciare e andare avanti come se non fosse successo niente. Per cui sarà interessante, cioè, è una riflessione che credo che sia comunque dentro tutto, ognuno di noi in questo momento, cioè, non sappiamo cosa andiamo incontro, però ci ha veramente cambiato qualcosa e vogliamo tenere quello in noi, e sono curiosissimo. Io anche mi irritavo perché vedevo, io a un certo punto ho chiuso la televisione che non ne potevo più, l'ho chiusa lì per sempre, non l'ho mai più riaperta. Comunque c'erano tutti questi virologi che ogni giorno dicevano verranno di questo virus durerà 20.000 anni, ma c'è virus, noi conviviamo con il virus della rabbia da quando siamo evoluti, perché siamo stati con i cani, cioè noi conviviamo con tantissimi virus, tantissimi anni, poi ne verranno di sempre di peggiori. Dico, ma scusate, questi sono gli anatemi medievali, perché spiegateci perché c'è erano dei peggiori. Allora io ho voluto andare a indagare dal punto di vista naturalistico nell'equilibrio della terra cosa sta succedendo adesso, perché verranno virus sempre peggiori, perché il punto di disequilibrio che abbiamo portato alla terra è così drammatico che verranno malattie sempre peggiori. Però il problema è tutto un problema di anima, perché finché noi accettiamo lo scempio degli allevamenti intensivi, lo scempio di altre cose, l'inquinamento, l'iperconsumo, cioè, questo non è un problema, è un problema di anima nostra. Dobbiamo dire stop, la nostra anima non ha bisogno di queste cose, la nostra vita è altro, non è consumare, non è mangiare le bistecche tutti i giorni. Noi dobbiamo ribellarci come anime, questo è il punto principale, perché tornare umani vuol dire tornare essere consapevoli che noi abbiamo il mistero dell'anima che ci inabita e che questo dà senso alla nostra vita più profonda. Insomma. Avremo di che riflettere nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, e quindi grazie infinite, grazie Susanna Tamaro, grazie a Folco Terzani per questa splendida occasione che ci hanno regalato. Adesso, come sapete, c'è la firma delle copie che ovviamente faremo, magari Folco si mette giù, Susanna rimane qui su, insomma ovviamente è inutile che io vi riconsigli i libri, ma lo faccio veramente in maniera molto sentita, sono due libri splendidi, ovviamente ce ne sono tanti altri, guardate quello che preferite e portatevi a casa un ricordo di questa serata, perché ne vale veramente la pena. Ci vediamo la prossima settimana con Antonella Brenner qui e Gemma Capra Calabresi a Fondi. Arrivederci a tutti, buonanotte.